Siamo a Porano per la serata inaugurale del secondo Festival Interregionale dei Monologhi, quest'anno dedicato al Guerriero di Capestrano. Noi abbiamo inteso dedicarlo al Guerriero di Capestrano perché vorremmo connettere la nostra arte alla promozione del territorio. Quest'anno è organizzato in collaborazione con FIT Abruzzo, pertanto abbiamo scelto un personaggio simbolo della Regione Abruzzo. Il prossimo anno faremo la finale in Umbria, quindi sceglieremo un qualcosa che promuove il nostro territorio. Delle 75 istanze ricevute, mi piace sottolineare che abbiamo avuto presenze dal Veneto, dall'Emilia-Romagna, dalle Marche, dall'Umbria, dalla Toscana, dal Lazio e dall'Abruzzo. Questa è una grossa soddisfazione. Noi abbiamo organizzato questo premio col cuore, quindi veder concorrenti da altre regioni ci riempie di gioia. Si nota il desiderio di partecipare alla nostra iniziativa. Marcellini, dalla compagnia chiamata alle arti Gabriella Pirolo in Carne da macello. Io avevo 15 mesi quando sono rimasta incinta la prima volta e da allora ogni anno rimango incinta senza aver mai visto un maschio. Questa prima serata qui a Porano è stata dedicata alla voce della donna, infatti hanno partecipato solo attrici e hanno toccato argomenti di grande spessore, toccati anche con grande spessore drammatico ma anche con grande simpatia. Davanti al ginecologo, l'ostetrica, l'infermiera e un sacco di gente sconosciuta che passa di lì perché nello stesso stanzino hanno messo il computer con l'archivio. Questa manifestazione ha ricevuto il patrocinio della Regione Umbria, della Regione Abruzzo, di tutti i comuni coinvolti e della Deputazione Teatro Marrucino di Chieti, un teatro di tradizione di grande storia artistica. No, io le supposte nell'acqua lo zio gliele scioglio. No. Ah, ce l'ha presa più di una volta, le supposte sciolte. Buonasera signore. E benvenute a Come essere una perfetta casalinga moderna. Ringrazio Luigi per avermi scritto questo bellissimo monologo, grazie. E sono felice e orgogliosa di averlo portato in scena. Mi auguro che lui sia altrettanto contento. Ecco. Contentissimo. Senti, Luigi Marcellini, autore di questo bellissimo testo, che cosa mi dici, come ti è venuta questa idea? L'idea è perché sono stato vegetariano per 2 anni, quindi... so quello che soffrono gli animali, lei poi è vegetariana, me l'ha chiesto, io sapevo di ciò che voleva sapere, ciò che voleva portare in scena e ci ho provato. Ed è andata. Ed è andata molto bene. Sì, devo dire. È un testo bellissimo, a me piace tanto. Io l'ho sentito mio dal primo momento che l'ho letto. Sei alla tua prima opera, Luigi? Come monologo sì. Però come opere no, come opere ne ho diverse. So che farete un'altra cosa insieme. Certo. Sì, è sempre una mia opera teatrale, L'amore che odia, un tema vicino a quelli che abbiamo visto anche questa sera. Quindi un grazie a tutti i partecipanti, abbiamo vissuto veramente una serata di grande spettacolo. Grazie a tutti.